Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con le informazioni di Metropolis TV Radio. Per Torre Annunziata, oggi con noi c'è il dottor Orfeo Mazzella. Buongiorno, dottore in odontoiatria, impegnato in prima linea in politica, nell'associazionismo, lo possiamo dire, e anche esponente delle malattie rare in un tavolo alla Regione Campania. Quindi un curriculum importante e oggi parliamo di tantissimi temi e temi importanti per la città di Torre Annunziata. Partiamo dal primo, che è un po' questa macchia nera che c'è sulla città in questo momento, che è quello dell'ipotesi di uno scioglimento per infiltrazioni camorristiche al comune di Torre Annunziata e in contemporanea inchiesta della procura ordinaria della direzione distrettuale antimafia che ha visto accusati le cariche principali del comune di Torre Annunziata, il sindaco, l'ex vice sindaco, presidente del consiglio e capo dell'UTC, per associazione mafiosa, un'accusa pesante, infamante. Sì, intanto buongiorno a tutte e a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, queste accuse gettano comunque un'ombra sull'operato dell'amministrazione, ma soprattutto rappresentano un'onta anche per tutta la città e per tutti i cittadini sani, tutta quella parte sana di Torre Annunziata. Io credo che sia il fallimento di una certa politica che addirittura sembrerebbe dai primi verbali, sembrerebbe abbia cercato un'interlocuzione con organizzazioni criminali per intercettare i fondi del PNRR. Io credo che questo sia anche un danno all'immagine proprio della città e un danno alle categorie imprenditoriali che hanno voglia di investire sul nostro territorio. Mi auspico che la magistratura possa fare luce completamente su questa vicenda, ma soprattutto possa appurare tutte le responsabilità dei politici, dei consiglieri comunali che sono inquisiti tuttora, ma anche dei colletti bianchi che hanno operato insieme con la politica. Orfeo, tu parli di responsabilità. L'amministrazione Ascione ha tante responsabilità e molte responsabilità sono evidenti, ovvero quelli di progetti, tra virgolette, si sono rilevati flop. Riqualificazione delle arcate borboniche, risorsa porto, un PUC mai approvato, barriere architettoniche, non ce ne sono nemmeno l'ombra, tanti piccoli progetti che in qualche modo erano stati sbandierati, dovevano rappresentare la rivoluzione e la rinascita di Torre Annunziata, che però di fatto non sono stati realizzati. Come mai? E ne aggiungo un altro, 4 milioni, 4 milioni e 400 mila euro persi per le scuole. Recentemente, lo avete segnalato anche Sì. voi, sono stati persi perché praticamente l'ho spiegato con un video, sostanzialmente il conto economico non era stato aggiunto a tutta la documentazione necessaria. Allora, in alcuni casi possiamo parlare di un apparato burocratico-amministrativo di Torre Annunziata che non è all'altezza del compito e quindi possiamo dire che Torre Annunziata ha bisogno anche e soprattutto di un consistente rafforzamento dal punto di vista della formazione, dal punto di vista anche degli strumenti dell'apparato burocratico-amministrativo. In un dialogo che ho avuto con un dirigente dell'amministrazione comunale mi è stato riferito una cosa che veramente lascia veramente fa pensare. Mi ha detto che ancora le pratiche si trasferiscono da una scrivania all'altra a mano, cioè non c'è uno strumento che consenta una tracciabilità interna delle pratiche che vengono trasferite, perché non esiste un software condiviso all'interno dell'amministrazione. Ecco, questo è l'emblema di un sistema anche burocratico-amministrativo che non consente la trasparenza e che quindi lascia aperte delle grandissime maglie a tutti una serie di problemi. Una contraddizione, visto che il comune di Torre Annunziata è stato più volte premiato proprio per la trasparenza, per un sito istituzionale che dovrebbe essere tra i migliori. Allora, lasciamo perdere il sito istituzionale perché è illeggibile. Credo che chiunque voglia approcciarsi al nostro sito rimane profondamente deluso. Ve ne dico una. Per un cittadino, uno degli atti più importanti è il cosiddetto accesso agli atti o accesso secondo FOIA, che è un
accesso generalizzato. Ormai tutti diamo anche questa informazione, tutti i cittadini possono chiedere atti, possono chiedere documenti, possono chiedere informazioni al proprio comune. Se qualche cittadino volesse cercare il protocollo, cioè volesse cercare il documento per fare questa richiesta, ci vogliono un numero di click proprio, un numero di accessi veramente inusitato per un sito istituzionale che si fregia di essere trasparente. Cioè, voglio dire, il cittadino non è messo nelle condizioni neanche di agire i propri diritti fondamentali, che sono quelli di richiedere per esempio dei documenti. Non ne parliamo poi, scusami, anche delle richieste che si fanno via telefono. Non so se vi è capitato mai di fare una richiesta via telefono. Cioè, è difficile anche entrare in contatto con l'amministrazione. Orfeo, progetti flop, le arcate borboniche, un investimento immane economicamente, bloccato, controlli della Guardia di Finanza, e ora sono diventati ricettacolo e rifugio per i senza tetto. Eppure devono rappresentare in qualche modo il fiore all'occhiello della città, quindi riqualificare questo porto con baretti, con attività artigianali che riportassero Torre Annunziata in qualche modo anche nella rivalutazione turistica. Ricordo bene quel periodo in cui fu fatta tutta una serie di annunci: abbiamo i fondi Jessica, possiamo sviluppare il lungomare, possiamo riqualificare queste arcate borboniche. Ricordo ormai tutta una serie di questi progetti, tu li hai nominati, non voglio fare ancora un'elencazione di tutti questi, di tutti questi progetti che sono andati in fumo. Però in questo caso, per parlare proprio di lungomare, noi stiamo parlando anche di quella che è il cuore dello sviluppo, di quello che potrebbe essere lo sviluppo della nostra città. Perché noi abbiamo un porto, allora noi non abbiamo definito ancora, Torre Annunziata non ha definito ancora che cosa vuole fare da grande, che cosa vuole essere. Una città portuale? Beh, ci sono città portuali che non hanno confini al porto, non hanno muri di accesso al porto. Noi siamo una città murata. Il porto non è accessibile praticamente ai cittadini, ci sono mura, ma ovunque anche dei beni che sono all'interno della nostra città, che potrebbero essere accessibili ai cittadini, sono recintati. Non c'è un luogo della nostra città che potrebbe essere riqualificato e restituito alla cittadinanza che non è murato. Io credo che una delle cose che noi dobbiamo fare è proprio, anche simbolicamente, abbattere questi muri. Abbattere le mura, sicuramente questi muri, però in qualche modo anche continuano ad ergersi, ad esempio, il quadrato delle carceri. Come c'è un crollo, non è che si investe e si cerca di riqualificarlo, al contrario, muri e si chiude. Quindi quel quadrilatero continua a diventare un ghetto. Quella è un'altra vicenda vergognosa della nostra città, perché poi in effetti è stata realizzata una, tra virgolette, una cattiva gestione amministrativa di tutta quell'area, perché sono stati gli stessi proprietari all'epoca, dopo il terremoto, tra virgolette, sono stati ingannati un po' da tutta un'attività che è stata svolta all'epoca dalle amministrazioni precedenti, che hanno fatto ricredere in una riqualificazione immediata che non c'è mai stata, una riqualificazione che non c'è mai stata. A questo punto il comune di Torre Annunziata, e questo lo dobbiamo dire, deve pagare dei debiti. 1,5 milioni fino adesso riconosciuti per 27 famiglie, Esattamente, 1,5 milioni. Allora, e questo è un episodio. Immediatamente alle spalle del quartiere delle carceri ci sta un'area che doveva essere edificata, vicino e prospiciente alla villa di Poppea, per la realizzazione di una scuola. È un altro emblema di un fallimento di un progetto del passato, ed erano i fondi della legge Falcucci per la realizzazione di scuole. E qui parliamo di scuole, parliamo di parcheggi. Anche quell'area fu espropriata senza contattare i proprietari, e anche lì ci sono dei debiti da pagare. Quindi ci sono tutta una serie effettiva di realizzazioni, ma oggi, per tornare oggi, abbiamo la questione dei parcheggi. Cioè, veramente io non credo di aver conosciuto nessuna città, credo che possa dire di aver viaggiato, di aver visto, che abbia inanellato tutta una serie di insuccessi, veramente di insuccessi, che hanno portato a sprofondare Torre Annunziata, credo, tra le ultime città per quanto riguarda iniziative legate ai fondi. Un primato drammatico.
Sì, e abbiamo anche altri primati drammatici. Uno dei primati più che a me fa paura è quello dell'evasione scolastica. Abbiamo il primato di evasione scolastica praticamente più alto d'Italia. E questo ancora è collegato alle scuole, cioè è collegato alle iniziative che sono fatte per attrarre bambini. Abbiamo una fascia di età tra i 0 e i 14 anni, quindi le scuole dell'obbligo, che praticamente si può dire non è tutelata per niente. Questo secondo te è anche una lettura sotto l'aspetto delle strutture? Ultimamente abbiamo raccontato di queste scuole che cadono a pezzi, chiuse, la mancata sicurezza, messa in sicurezza, e quindi il luogo principale dove i nostri figli trascorrono la maggior parte del tempo, che dovrebbe essere il primo investimento di una pubblica amministrazione, diventa l'ultimo. Guarda, qui sono addolorato e arrabbiato. Perché se c'è qualcosa che dovrebbe avere una priorità in qualsiasi agenda politica, quella è la scuola. Questo dovrebbe fare incazzare, scusatemi il termine, tutti, indipendentemente da qualsiasi formazione politica esso appartenga. Dovrebbe essere una priorità l'evasione scolastica, edifici scolastici che non hanno una manutenzione. Sono andato a parlare con i dirigenti scolastici perché ho fatto insieme al mio gruppo Sinergia un'iniziativa, abbiamo regalato delle mascherine a dei dirigenti scolastici, ci hanno detto delle cose che veramente sono sorprendenti. Ci hanno detto: guardate, noi abbiamo una manutenzione ordinaria intorno ai 14.000 euro, il comune offre, diciamo, al nostro istituto circa 7.000 euro di manutenzione, noi ci dobbiamo mettere dei soldi nostri, cioè dei soldi che quindi potrebbero essere investiti per attività, per formazione all'interno delle scuole, ce li dobbiamo mettere noi. Non esiste io ho fatto una proposta, concreta e la porterò di nuovo al nuovo commissario questa proposta, di fare un'economia di scala per fare in modo che ci sia una gara che possa in qualche modo servire per un appalto integrato per la manutenzione ordinaria e magari anche straordinaria di tutti gli edifici scolastici. È impossibile che ogni edificio scolastico, solo ed esclusivamente quando ci sta un'emergenza, quando ci sta un'urgenza, addirittura si raschia il barile e si prende dai soldi del fondo di riserva. Questo atteggiamento, questa mentalità per la quale manca assolutamente la programmazione per le scuole, abbiamo definito le scuole, allora a Torre Annunziata la popolazione 0-14 è di 6.500 bambini. Allora ho fatto un'analisi specifica su questo tema. E ho preso i dati dell'Istat e ho visto qual era la popolazione interessata, 6.500, se ci mettiamo ovviamente le famiglie e i genitori arriviamo a un quinto della popolazione di Torre Annunziata. È una fascia completamente dimenticata dalla politica. Assolutamente. Come un'altra fascia completamente dimenticata a Torre Annunziata da parte della politica in questi anni è quella dei diversamente abili. Allora, sui diversamente abili bisogna fare un discorso concreto, serio. Allora, i diversamente abili sono una risorsa per qualsiasi territorio, proprio perché intorno alle politiche sociali, ma intorno alle infrastrutture che si possono costruire per rendere accessibili, per esempio, i territori e quindi la nostra città, c'è uno sviluppo economico. Ci sta una necessità di investimento e ci stanno anche fondi. Quindi non si capisce perché poi una città che vorrebbe aprirsi, vorrebbe essere ospitale, alla fine poi ha delle carenze per quanto riguarda, per esempio, i cosiddetti PEBA, cioè i piani per la eliminazione delle barriere architettoniche. Pur avendo fatto un atto di indirizzo, cioè una delibera di giunta fatta da questa amministrazione che realizzava un percorso per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Che significa? Significa che c'erano la possibilità di intercettare le associazioni che si occupano di disabilità, che sono gli stakeholder che vanno intercettati per capire le esigenze della popolazione, in questo caso le esigenze dei disabili, e poi fare una mappatura di tutte quelle che sono le esigenze, gli abbattimenti delle barriere architettoniche. Ma le barriere architettoniche non sono solo una necessità, l'eliminazione delle barriere architettoniche per i disabili,
Sono in realtà uno strumento che rende le città ormai vivibili ovunque si va. Ed è una esperienza che credo ho fatto io, ma ha fatto qualsiasi cittadino che ci ascolta. In qualsiasi città l'accoglienza si nota, si vede da quelle che sono le strutture, le infrastrutture che consentono l'accoglienza. Se io ho dei marciapiedi impraticabili, se io ho l'assenza totale degli stalli controllati per i disabili, perché per esempio altre città, noi abbiamo proposto un software che consenta, l'abbiamo proposto già alla precedente amministrazione, un software che consente la localizzazione dello stallo del disabile con un allarme che va direttamente alla polizia municipale nel caso questo stallo venga occupato illecitamente da un'altra auto. Questo consentirebbe immediatamente sia l'allontanamento di quest'auto, ma qualora quest'auto rimanesse sul posto, consentirebbe di far avvicinare la polizia municipale che potrebbe così in qualche modo sollevare un verbale nei confronti di quest'auto e finirebbe immediatamente l'occupazione degli stalli dei disabili. Cioè ormai abbiamo, si parla molto di tecnologie, si parla molto di digitalizzazione, è anche uno dei 3 punti del PNRR, cioè del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Eppure della tecnologia a Torre Annunziata non si fa niente. L'unica, posso dire, l'unica cosa che è stata fatta su nostra iniziativa di cittadini, lo ribadisco, di cittadini, è stata la realizzazione di un'app da parte della Primavera. E l'abbiamo chiesta noi. Se voi potete con il vostro telefonino, lo dico a chi ci ascolta, potete consultare quali sono i giorni per la raccolta differenziata, beh, lo dovete a dei cittadini che hanno interloquito in modo assolutamente, diciamo, trasparente nei confronti della Primavera e hanno chiesto la realizzazione di questa app. E effettivamente questa applicazione che potete trovare sugli smartphone e sui vostri telefonini l'hanno chiesto dei cittadini. Quindi si può fare molto di più, però è necessario che le istituzioni ascoltino i cittadini. Queste istituzioni però hanno dimostrato di non saper ascoltare a conti fatti e con tutti i dati che in effetti abbiamo alla mano, e questa ovviamente è una brutta copertina della città di Torre Annunziata, che però tra 12 mesi o 24 dovrebbe andare al voto. Secondo te che città andrà a voto? Cittadini come voteranno? Se voteranno, c'è sfiducia nelle istituzioni? L'appello che si può dare affinché ricredano in una politica che però ha dimostrato fallimenti e non ha dato proprio il meglio di sé. Allora, io voglio dire chiaramente a chi ci ascolta che tu, Giovanna, hai intervistato altri esponenti della società, consiglieri, e tutti hanno detto ci vuole un risveglio delle coscienze, tutti hanno detto i cittadini si devono indignare, tutti hanno detto facciamo un passo indietro, ma nessuno ha detto io mi tolgo da mezzo. Scusate, ma se qualcuno ha sostanzialmente fallito nel suo compito, io credo che sostanzialmente dovrebbe fare più che un passo indietro, togliersi da mezzo, dire guardate, lasciamo il campo aperto a delle nuove forze, a dei giovani. Perché i giovani non occupano lo spazio che oggi si trova occupato da persone che probabilmente fanno politica da Però nel 30 anni? precedente consiglio comunale, questa è un'osservazione che ho fatto anche ad altri amministratori, ad altre persone che sono state qui con noi, c'erano giovani, Allora, c'erano tantissimi giovani però. attenzione, attenzione. Quando si va a comporre una lista per la realizzazione di una coalizione nel per la conquista dell'amministrazione comunale, a Torre Annunziata succedono cose molto strane. E non parlo ovviamente solo del voto di scambio, del clientelismo che comunque esiste ed è preoccupante. Parlo della corsa che si fa ad occupare un posto senza avere minimamente fatto niente per la propria città, senza averne neanche minimamente contezza di cosa significa occuparsi dei problemi, senza avere una storia, senza avere.
E invece ci sono dei giovani a Torre Annunziata, perché io li conosco, hanno una loro storia, vorrebbero occupare delle posizioni, ma non con Amore. questa Non vogliono politica averci a che fare. fatta di persone che occupano queste posizioni da dietro le quinte, in qualche modo, manovrano. Non hanno nessun interesse che questi giovani, non altri, emergano. Quindi noi dobbiamo anche aprirci forse ad un dialogo costruttivo. Noi, io parlo come forza politica con tutte le altre forze, fare prima di tutto un patto di legalità. Che significa? Significa che per la prima volta, forse, quando si presenteranno le forze politiche alle prossime amministrative, forse bisogna fare una radiografia approfondita delle persone che si presentano alla candidatura. Che significa? Significa che se questa amministrazione verrà sciolta, come si sembra, per mafia, e si insedierà una commissione straordinaria, è prevista per legge dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia che venga fatta una richiesta. Venga fatta dai cittadini che si presentano alle elezioni una richiesta specifica per ottenere uno screening delle candidature, addirittura dalla DDA. Quindi, questo che cosa significherebbe? Significherebbe veramente porre l'asticella molto in alto, porre un argine a delle infiltrazioni. Perché, consentitemi, io trovo vergognoso che un amministratore difenda, e sto parlando del sindaco Vincenzo Ascione, faccio nome e cognome, difenda non la sua posizione personale in una conferenza pubblica ai giornalisti, ma la posizione di altri inquisiti in una indagine della direzione investigativa antimafia. Questo nessuno l'ha sottolineato. È una difesa corporativa che, mi dispiace dirlo, fanno i sodali di una associazione per delinquere. È una cosa gravissima. Io non mi sento rappresentato in nessun modo da questa classe politica che continua a difendere la camorra. È impossibile difendere la camorra. Come si fa? Orfeo, chiudiamo con un'ultima domanda. Le future amministrazioni, le future elezioni ovviamente dovranno portare una ventata nuova, dovranno portare in qualche modo far risvegliare la città. Tu sei un esponente del Movimento 5 Stelle, domanda, ti candiderai? Allora, io penso che in questa fase è velleitario proporre o proporsi come candidato in questa fase. Perché la candidatura a sindaco nasce sostanzialmente da un accordo all'interno di una coalizione. Ci devono essere necessariamente delle condizioni politiche. Noi detteremo le condizioni politiche. Saremo protagonisti della storia di Torre Annunziata, il Movimento 5 Stelle ci sarà, saremo protagonisti e detteremo le condizioni politiche affinché si realizzi un cambiamento. Se le condizioni politiche che detteremo saranno accolte da una possibile coalizione, si potrà andare a discutere prima di programmi, prima di temi, perché dovremmo necessariamente discutere di quelli. E poi, in ultima analisi, di una candidatura che non sia divisiva tra gli elementi di una possibile coalizione. Quindi non è una risposta di comodo. Attenzione, non vorrei che fosse apparire una risposta di comodo. È un ragionamento politico quello che La faccio. certezza che il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni si Ci presenterà. sarà, il Movimento 5 Stelle ci sarà, il nostro gruppo, vi dico di più, il nostro gruppo, il gruppo Sinergia, era già pronto. Noi eravamo il primo partito che aveva formato già una lista, con una ampissima presenza di donne, tantissime donne. Quando si dice che le donne non vogliono partecipare alla politica, beh, con il Movimento 5 Stelle le donne vogliono partecipare. Come mai?
con gli altri Allora partiti no. attenderemo di conoscere nelle prossime elezioni i volti di queste donne e di raccontare la loro Assolutamente. scelta politica. Orfeo, Metropolis ti ringrazia, ti ringrazio io per essere stato qui con noi oggi e l'appuntamento con Metropolis e con l'informazione TV Radio torna più tardi.